Marcello Pacifico, ANIEF, una manifestazione con gli altri sindacati, ma con un corteo distinto. Voi siedete al tavolo della contrattazione. Sono diversi i motivi per i quali scioperate e manifestate? Sì, sono diversi, anche se abbiamo voluto fortemente sia con i sindacati di base, i COBAS oggi qui davanti al Ministero, sia con gli altri sindacati rappresentativi a Piramide. Stiamo col corteo, vogliamo che la scuola sia unita ancora una volta. Per quale motivo? ANIEF, il motto di ANIEF è la scuola merita. Ovviamente ci sono alcuni punti comuni, ma ci sono anche punti diversi. Uno di questi punti diversi, ma che non è meno importante, è quello della vaccinazione obbligatoria. La Corte slovena l'ha appena dichiarata incostituzionale in Slovenia, negli Stati Uniti è stata sospesa e il Tribunale di Padova l'ha rimessa in Corte di Giustizia. Però qui non c'è la vaccinazione obbligatoria se non per il personale scolastico. Senza la vaccinazione obbligatoria e con i tamponi salivari non diventa una scuola più insicura? Ma la scuola è insicura fino a quando non ci sarà il distanziamento nelle classi, fino a quando le classi non saranno sdoppiate, fino a quando non saranno raddoppiati gli organici. Questo è il problema veramente della scuola in sicurezza. 4 mesi di Green Pass non hanno risolto il problema della chiusura delle scuole, non hanno permesso il problema della chiusura delle classi in quarantena. E il personale? Il personale in questo momento ha bisogno invece di rinnovi contrattuali seri. Ci sono delle risorse che sono state stanziate nel settore privato, nel settore pubblico soltanto da alcune categorie, tranne al personale della scuola. Addirittura il personale ATA, il personale amministrativo, è umiliato perché è dimenticato. Addirittura è stato scritto in questa legge di bilancio che le scuole vanno avanti senza il personale ATA. Noi non siamo convinti di questo, noi siamo convinti invece che bisogna anzi riportare gli stipendi al minimo contrattuale, che è legando gli stipendi all'inflazione. Qui non c'è bisogno di 100 milioni in più, c'è bisogno di 1 miliardo in più almeno per poter pareggiare gli aumenti con gli altri settori del pubblico impiego. Poi ci vogliono altri 3 miliardi per allineare gli stipendi all'inflazione e infine ci vogliono delle risorse aggiuntive, come era stato detto a maggio nel patto per la scuola, per garantire che cosa? Un'indennità di rischio biologico, chi oggi va a scuola non ci va più in sicurezza, un'indennità di sede per chi lavora lontano da casa, un'indennità di servizio perché chi è precario ha diritto a quel risarcimento senza più bisogno di ricorrere ai tribunali. Il ministro ha promesso molte riforme, vanno bene queste riforme, le avete analizzate? Ma consigliamo al ministro Bianchi di parlare col ministro del tesoro e andargli a chiedere le risorse. Le risorse non si fanno a costo zero, è stato introdotto l'insegnamento di educazione dei motori in quarta e quinta elementare, ma organico invariato. È stato introdotto in legge di bilancio la possibilità di derogare agli organici laddove c'è un alto tasso di dispersione, come diceva l'ANIEF, ancora una volta senza nessun euro con invarianza di organici. A questo punto come si fa a fare una rivoluzione sugli organici se gli organici sono sempre quelli? Bisogna mettere le risorse. In Germania nel PNRR ne sono state messe più del doppio, ma anche nella voce del PNRR, basta leggerla, alla voce dimensionamento scolastico non c'è un euro.